Ancora benvenuti, bentornati a voi. Oggi, raga, parliamo di musica folk. Quello che a noi piace, ma che cos'è la musica folk? Non è facile da tradurre, perché tanto si sente molto parlare musica folk, Irish band, folk band. Ma oggi lo faremo con dei professionisti, nonché con i Jimmy & Scott's Folk Band. Benvenuti, raga, buongiorno! Ciao, ciao ragazzi, come state? Benvenuti! Tutto bene, grazie mille, grazie di tutto. Bene, bene. Allora, da dove siete collegati oggi? Da quale parte d'Italia? Da Bologna, da Bologna. Da Bologna con furore, i Jimmy & Scott's Folk Band. Allora, raga, intanto benvenuti. Insomma, oggi parleremo di folk come proprio va fatto, quindi mi affido a voi perché siete gli esperti di questo settore. È uscito il vostro nuovo disco e tra un po' ne parleremo, ma la domanda a monte, devo farvela per forza, come nascono i Jimmy & Scott's Folk Band? Come nascono? Allora, noi siamo nati proprio per le strade di Dublino durante un viaggio, eravamo ancora in due, infatti Jimmy & Scott, e eravamo un duo, ci siamo messi a suonare per le strade di Dublino a imparare le prime canzoni e poi da lì negli anni, tra vari tour, dischi eccetera, ci siamo trovati in quattro e eccoci qua. Bellissima questa storia, quindi cioè, nel senso, voi vi siete trovati là, cioè da Bologna vi siete incontrati là? Dove siete? Ecco io. Un attimo che mi è andato via l'audio, scusate, mia colpa. Ecco, dicevo, quindi da Bologna con furore vi siete incontrati là? Siamo andati in viaggio là e dopo questo... Vi siete... riuniti in quattro. Beh, fantastico, fantastico. Allora, cosa vuol dire oggi, soprattutto oggi, insomma, che qua si fa spesso confusione, generi, non generi, folk band? È difficile questa, non è scontata. Cioè, cos'è il vero folk? Vado io. Va bene, allora il folk diciamo è il popolare, è il tradizionale. Folk deriva da folklore e quindi è il racconto di ciò che è passato, di ciò che è stato tramandato. Infatti noi cerchiamo di arrangiare brani secolari che magari arrivano dal 1600, dal 1800, magari in chiave un po' più moderna del solito, però così come i bardi hanno tramandato tutto fino a noi, prima oralmente, poi per iscritto, la musica, così noi proseguiamo questa tradizione, quindi il folk è la musica che è di tutti e che deve essere per tutti. Bello, cioè, basta, ha vinto, raga, ha vinto lui, mi dispiace per gli altri, ha dato una definizione perfetta, bellissima, corta, breve, intensa, bene, bene. Allora, è uscito il vostro nuovo disco, ho già sbirciato qualcosa sui social, tanta musica, insomma, tanti anni, tanti lavori, dischi, come mi accennavi tu prima, Thomas, dicevo, quindi veramente tante cose fatte, ma ancora tante stanno arrivando, quindi, quando è uscito il vostro nuovo disco e ci sono state delle novità, anche di innovazione confronto il precedente, cioè quali sono stati gli sviluppi, qualche aneddoto, prego, passatevi voi la parola, prego. Allora, l'album si è uscito il venerdì 24 febbraio dal titolo Seven Irish Nights, e partirei dicendo subito con l'aneddoto del nome, le sette notti irlandesi, perché effettivamente abbiamo lavorato con Max Titi, tra l'altro grande professionista. Grande Max, già, esatto. Ecco che lo vediamo in foto, quindi vi vediamo qua, esatto, in studio all'opera. E appunto abbiamo lavorato molto duramente, ci abbiamo messo appunto sette notti a incidere questo album. Cavolo, un wow! Un bello intenso, però ce l'abbiamo fatta, quindi siamo stati tutti molto contenti. E beh, tanta roba! Anche perché è bello, bello, bello denso, ecco. Poi chi vorrà ascoltare potrà trovarlo su tutte le piattaforme, ovviamente. Certo, anche questo è importante, difatti fare una parentesi, cioè ricordiamo le piattaforme digitali, ricordiamo chiaramente la parte Spotify, iTunes, eccetera, piattaforme in generale, però ricordiamo anche che voi fate i live, cioè voi suonate per davvero, quindi questo ci tengo a dirlo. Insomma, com'è essere chiaramente nel vostro genere, quando si parla di folk, il folk, l'evento stesso in sé, cioè c'è la festa, c'è la voglia, c'è la famosa baracca, c'è... La voglia si c'è, soprattutto se c'è della birra di mezzo. Certo. Soprattutto perché i nostri pezzi comunque, diciamo che una cosa in più dei precedenti lavori che abbiamo fatto, dei dischi, è che in questo disco qui c'è anche un altro inedito. Il primo inedito, no? Abbiamo anche altri in serbo, poi vedremo nel futuro di farli uscire, però insomma questo qui appunto si chiama Stout for Breakfast, quindi Stout che è la birra scura per colazione. Già fa intendere un po' il clima dei nostri concerti.
Beh, bello questo, è tanta roba. Ma come concerti invece dove vi possiamo trovare in generale? Chiaramente poi vi seguiremo sui social, adesso faremo vedere tutto quanto, ma in generale dove possiamo trovarvi? Ah, per ora adesso abbiamo un tour di 8 date, se non erro, sono più o meno tutte in zona Bologna, Modena, avevo anche uno in Toscana, Siena, poi comunque ci stiamo già organizzando per il prossimo blocco di tour, diciamo che lo stiamo dividendo per prima, diciamo, inverno, primavera, estate, certo, e cercheremo di venire anche un po' più verso il nord, in Veneto, Lombardia, eccetera, ci stiamo cercando di organizzare. Insomma, tanta roba, tanto lavoro, tanta roba. E tanta roba anche i numeri, perché oggi dicono, ah, parliamo in numeri. Allora, no, Manu, non parliamo in numeri. Sì, parliamo in numeri, noi li facciamo vedere i numeri. Difatti, guardate qua, raga, non a caso, 200.000, 202.000 ascolti, mica roba da poco, eh. Complimenti, 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 tanta roba. Bravi. Allora invece torniamo a noi. Allora, a proposito di social, dicevamo, abbiamo visto qualche immagine che ci ha passato la regia mentre state registrando, ne rivediamo ancora, ancora altre. Lavoro terminato, è uscito finalmente il vostro album che ha il nome di Seven Irish Nights. Ecco, a casa mi raccomando, segnatevi tutto gli amici a casa, perché per scoprire sempre di più sui nostri carissimi amici potete ovviamente seguirli su Instagram, lasciate il vostro segui, fate come noi in diretta in questo momento per scoprire, vabbè, tutte le date dei vari tour e soprattutto per vedere che cosa succede in una Irish folk band, in una folk band, per vedere cosa succede e soprattutto quanto lavoro c'è, perché a casa non lo sanno quanto lavoro c'è, non lo sanno questo, quindi il lavoro c'è. Ora abbiamo capito tante le novità, tante le cose, però mi sorge spontanea la domanda: ci sono già dei progetti futuri spoilerabili? Non parla nessuno. Sì, stiamo già lavorando, beh, a parte i tour eccetera, stiamo già lavorando a nuovi inediti che avevamo già pensato per da fare uscire in un prossimo futuro, sicuramente qualche altro singolo per il prossimo, per quest'anno, insomma per la fine di quest'anno. E poi ora vedremo come andranno avanti i tour eccetera per avere nuova ispirazione, trovare nuove sonorità, perché ci piace scoprire sempre questi mondi folk che vengono da tutto, certo, diciamo, i posti dell'area turistica e non solo. Beh, quello sicuramente, cioè nel senso, questo è fondamentale, importante, credo, ecco, poi passatemi il termine. Allora vorrei vedere una foto, la commentiamo, una vostra foto, la commentiamo insieme, perché si parla anche in una band in un gruppo di amici, sì, ma anche in un gruppo di musicisti, insomma, deve esserci sempre un ingrediente per unire anche i pregi, i difetti, approvo questa strofa, questa stesura, questo no. Allora volevo chiedere se la vostra unione, tra ovviamente tra anche tutta la grande professionalità, e anche soprattutto questa, raga, guardate qua. Bello qua, dove eravate? Dove eravate? Qui eravamo sull'Appennino qua di Bologna. Tra l'altro questa era per una festa privata di un nostro amico che ci segue, ha voluto farci suonare al suo compleanno. Bellissimo! Eravamo nella zona di Castel dell'Alpi, vicino a Monghidoro. Certo. Sì, diciamo che la parte fondamentale ad ogni concerto, ma anche nelle prove di tutti i giorni, è proprio la parte che si può mettere nella tradizione irlandese, sì, tranquillamente, nel godersi una birra in amicizia. Alla fine il punk nasce anche da quello, dalla vita, dalle passioni. Assolutamente sì. Assolutamente sì, importante, giusto, eh? E soprattutto io vi ringrazio per essere stati oggi con noi, le cose da dire sarebbero ancora tante, però adesso ne abbiamo parlato tanto e ora che ascoltiamo un po' di musica, e allora io lascerei a voi l'ultima parola con i saluti finali e il lancio del vostro nuovo singolo, quindi io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, mi raccomando tornate a trovarci quando si parla di date, eventi eccetera, se siete di passaggio per Verona chiamatemi, entrate qua in studio che insomma è ancora più bello, e grazie di cuore raga, grazie davvero, lascio a voi la parola con i saluti finali e il lancio del vostro disco. 3, 2, 1, vamos! Grazie mille a tutti, saluti a Verona, a tutti voi, ancora un ringraziamento a Max che sicuramente ci segue. Grazie la parola. Bene, ascoltate il nostro disco, è perfetto per i viaggi, è perfetto per una birretta serale, è perfetto per tante occasioni, e quindi provate, non vi pentirete. Altra cosa, se ci seguite sui social, a breve uscirà il CD in formato fisico, se lo vorrete, ma anche il merchandising, quindi magliette, sport, insomma, shopper, sottobicchieri, tante altre cose, insomma, per supportarci e insomma, per la vostra vita quotidiana.
chi più ne ha più ne metta. Grazie a voi, raga, grazie. Adesso però tocca a voi, lanciatemi il pezzo. 3, 2, 1, vai. Weatherman, Drunken Sailor, Dead Man Chest, medley di musica e si scendi. Grandissimi, ciao raga, un abbraccio agli amici di Bologna. Ciao raga, vamo! There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O' T. The winds blew up her bow deep down. Oh, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his tongue will take her leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his tongue will take her leave and go. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Light the morning. Hey ho, an upstream rises. Hey ho, an upstream rises. Hey ho, an upstream rises. Early in the morning. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his tongue will take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale still came up and called. Hands to the side, her boon unfolded when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his tongue will take a leave and go. Mine was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his tongue will take her leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum.